Coach Stefano Palmieri, allora coach per l'88 Est Civitanova, una partita difficile in primi tre quarti, poi infine avete preso il via, ma parliamo un attimo un po' di questo campionato che state terzi in classifica, quindi mi sembra che state disputando un ottimo campionato. Sì, sicuramente un campionato molto competitivo quest'anno, un campionato dove ci sono molte squadre attrezzate per vincerlo, sia nel nostro girone che nel girone del Pesarese. E oltretutto è ben fornito di tante squadre ricche di giovani molto interessanti, che a volte pagano un po' l'inesperienza, ma che comunque è giusto far giocare, è giusto che in questi campionati ci sia gente molto 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 giovane. Macerata, Pollenza, le due squadre che stanno in pole position? Sì, al momento sì, io negli anni in cui sono stato nella pallacanestro dico sempre che in qualsiasi categoria è difficile vincere tutte o quasi tutte le partite, quindi fino adesso tanto di cappello, sono stati sicuramente più costanti, sono stati comunque bravi a prendere tutto quello che gli è capitato sotto mano, hanno perso alcune partite come le abbiamo perse noi e staremo a vedere poi alla fine chi, se sono così bravi da comunque da tenere questo ritmo, tanto di cappello e bravi loro. Ma sicuramente erano due squadre che per tipologia proprio di squadra molto diverse, una molto giovane con Savini che dà tanta esperienza e tanta qualità alla squadra e una la nostra un po' più attempata ma che comunque ha da parte sua quella esperienza che a volte ci aiuta. Nei primi tre quarti abbiamo fatto un po' fatica ad agganciarli in difesa e abbiamo sofferto un po' la loro aggressività. Poi negli ultimi due quarti abbiamo aumentato un po' la qualità della nostra difesa e con tre o quattro contropiedi abbiamo preso quel vantaggio che poi ci ha permesso un attimo di gestire la partita fino alla fine. Ma la prepareremo normalmente come una delle tante partite di questo campionato. Io ho detto sempre ai ragazzi che per noi questo deve essere un processo di crescita. Alla fine tutte le partite partono dallo stesso punteggio, sicuramente quest'anno la Sacrata ha delle difficoltà a livello di organico che il coach Ramini si è trovato comunque a dover gestire e niente, noi affronteremo la settimana in maniera totalmente normale, anzi faremo qualcosa di più in previsione della pausa che ci aspetta poi dopo Porto Potenza. Ok, grazie coach, allora buon proseguimento, in bocca al lupo per questo campionato.